Feltri un mese fa è stato premiato ad Acqui al premio Acqui Storia ed ha vissuto 48 ore in provincia di Alessandria e ha capito che la provincia così non serve. È tutta lì la questione. Allora, avendo fatto l'esperienza di Alessandria, ha pensato che siano tutte così e che la provincia non serva, ma noi la cambiamo. Che i nostri capi del Popolo Libertà fino a poco tempo fa proponevano questa soluzione, per fortuna che la Lega ci ha messo una pezza, che è gente che ragiona, Maroni e Bossi hanno detto che su sta stupidaggine di togliere le province non si andava, perché notiamo bene, tu puoi anche togliere degli enti, in Italia ci sono tra la regione e il comune 10 enti intermedi, le comunità montane, le comunità collinari, consorzi dei comuni, consorzi per le acque, consorzi per i rifiuti. È evidente che sfoltire un po' tutte queste ammenicole, queste porcherie servirebbe al paese. Togliere le province sarebbe un danno enorme per territori come questo. Ma no, ma scherziamo, ma se vanno bene le province, se li fanno funzionare vanno bene. E se invece non li fanno funzionare allora sì, è meglio abolirle. Io direi di mantenerle così come sono, naturalmente devono avere una certa efficienza, devono essere amministrate bene. Il cittadino ha come riferimento, il cittadino soprattutto, il primo ente locale di riferimento che è il comune. Il comune in ottica della legge 142 deve, diciamo, avere delle sinergie con altri comuni per determinati oggetti. La provincia può essere sicuramente l'ente intermedio tra comune e regione e può prescindere anche da argomenti, diciamo, per quanto riguarda il coordinamento anche tra attività comunali. Non vanno abolite le province. Perché? Abbiamo bisogno delle province, è il contatto che abbiamo con le istituzioni più grandi, noi dei piccoli centri, mi sembra una cosa logica, gestiamole un po' meglio. Dichiarazione, dai. Teniamo le province. Perché? Assolutamente, ne giova per tutti. Danno una svolta e cercano effettivamente di avere un'impronta sul territorio di un certo livello, ben vengono le province. No, io sono per non abolire le province. Perché? Perché effettivamente le province sono un'istituzione che sul territorio può essere ben radicata, mi piace. Sono per tenerle, perché fatte che funzionano va bene, serve, adesso le hanno dato anche tantissime competenze. Perciò le strade adesso sono quasi tutte provinciali, le scuole anche, se funzionano bene perché toglierle? Anche perché poi quelle competenze deve prendere qualcun altro, qualcuno deve portare avanti le scuole, le strade, tutte le competenze che ha le province, non è che si possono lasciare all'abbandono. Io sono per gestirle bene e portarle avanti.